Questo programma è offerto da Azienda Agraria Fiore, Cuore di Prosciutto Beretta, Cordisco Fiorella, Passata di Pomodoro De Santis, Gatorade Gusto Arancia, L'Arcangelo Panificio di Monte Sant'Angelo. Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza, estravaganza, sarò sempre in minoranza. Non è importanza, estravaganza, stravaganza, se per te non è un problema, mi voglio stravagare. Io non sono come te. Buon pomeriggio a tutti, telespettatori di Casa con V. Oggi puntata speciale, infatti siamo tutti e tre seduti nelle nostre deliziose poltroncine, comode poltroncine, sono più comode dello sgabello, devo dire la verità. Come le avremmo rubate queste poltroncine? Non lo so. Però sono realmente comode, quando facciamo le puntate speciali questa formazione mi piace. Siamo felici, guarda te la faccia di Michele felice, la faccia, fai una faccia felice. Eccola, bene. Questa è la sua faccia felice. No, per vedere proprio la faccia felice per eccellenza bisognerebbe, insomma, qualche un po' di rosmarino, non so. Di rosmarino? Sì. Fai bonsai, fai bonsai naturalmente, no? Sì, 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 certo. Immaginavo. Ok. Allora, perché mai il rosmarino? No, rosmarino per dire, insomma... Quello vero, cioè quello esotico, diciamo. Esatto, rosmarino. Quello che si trova in zone del Nord America, insomma. Piazza Libanese. Allora, oggi è vero, come diceva Cristina, puntata speciale, puntata dedicata alle curiosità, a varie curiosità che si possono trovare su internet, che ci fanno veramente un po'... pensare, ci sono delle cose, cioè tipo vedrete una cosa su un'anatra che veramente mi ha lasciato perplesso, voi non sapete che c'è un'anatra a Rocco Siffredi, ma ne parleremo nel corso della puntata, insomma, addirittura io che sono un appassionato di animali, di ornitologia, non sapevo che ci fosse un'anatra del genere, ma non fa niente, eccola qua. Anzi, visto che l'abbiamo messa la foto... A sto punto iniziamo... La diciamo. Questa è un'anatra del lago Argentino e si chiama Oxiura vittata. Praticamente questo... Ora non vi facciamo vedere il dettaglio, ma questo tipo di anatra ha un pene lungo quanto tutto il corpo. Proporzionato alla lunghezza del corpo, il primato per il pene più lungo spetta a questa anatra. Pensate... 45 centimetri di pene. Certo che abbiamo inaugurato bene la puntata. Sì, assolutamente, una puntata del, sì, allora, del pene. Poi mi chiedo a questo punto come hai trovato questa curiosità, cioè cosa hai ricercato su Google? Per non te lo posso, ecco. No, l'ho trovato su YouPorn. Ah, ok. Sì, fanno anche i video porno sulle anatre. Assolutamente. Fanno. Poi, ripeto, qui non si vede, ma andate a vedere... pene anatra argentina su Google, e praticamente non è lungo, è tutto attorcigliato, tipo cavatappi, è una cosa stranissima. Infatti anch'io pensavo al momento in cui quest'anatra maschio trova un'anatra femmina, cioè cosa fanno? Cioè dopo quando ha finito va... non lo so, non so nemmeno io. Però è un'anatra, ricordate, allora si chiama Oxiura vittata. Andate a vedere se non ci credete. Oppure anatra del lago argentino, per chi non si dovesse ricordare. Ah, certo, sì. Assolutamente. Che è più facile andare su Google, è più alla mano. Sì, ma scrivete anatra Rocco Siffredi, insomma. Qualcosa uscirà, sì. Qualcosa, sì. È vero, è bellissimo. Quindi oggi parleremo di tutte queste curiosità non molto, tutte molto simpatiche. Sullo stesso argomento. No, cioè, questi argomenti del pene sono già terminati, diciamo. Sì, no, infatti era abbiamo l'unica. Aperto con quella sì, più... quella estrema. Più penosa, ecco. Esatto. Niente, il dente e il dolore. Diciamo che nel frattempo ho appena saputo che anche la Boldrini ce l'ha fatta col proporzionale, l'hanno infilata dentro, quindi sì, a proposito di peni, insomma, l'hanno infilata dentro, sì. Quindi anche la Boldrini sarà una parlamentare, quindi tornerà a dire cazzate su in Parlamento, e siamo contenti di questo. Vabbè. Vabbè, cioè, comunque...
hanno rinfilato Sgarbi, stanno tutti là dentro, è un calderone questo Parlamento, fate subito. Sì, ormai si è candidato veramente chiunque, vabbè, comunque. Allora, che poi a volte se ci pensi, no, le curiosità, quando uno dice lo sapevi che, il classico lo sapevi che. Della settimana non linguistica. Sempre, ecco, non sempre sono vere le cose che girano, sono certo. Alcune leggende metropolitane e infatti abbiamo un video che dice 10 bugie sulla storia che noi magari non sappiamo, ovvero ci aspettiamo sempre il contrario, hai visto quando si dice quelle dicerie... Non so, tipo Napoleone era alto 1,5 metri, queste cose qui. È vero. E poi lui era alto davvero 1,5 metri, solo che veniva, si faceva ritrarre. E invece no. No. Lo scopriremo, guarda, ha detto proprio una cosa. Vediamo. Che c'è in questo video? Vediamo. Chi ha costruito le piramidi? Ad alcuni piace credere che siano stati gli alieni, ma quel che è certo è che non sono stati gli schiavi. Gli egiziani non erano tipi da sfruttamento del lavoro e infatti i massicci monumenti furono opera di operai salariati che, tra l'altro, scioperavano quando i pagamenti arrivavano in ritardo. A diffondere l'idea del massiccio impiego di schiavi furono i greci, secondo cui altrimenti sarebbe stato impossibile costruire qualcosa di così importante. Sempre a proposito della terra dei faraoni, è bene sfatare un altro mito. Il naso della Sfinge non è stato rotto durante l'invasione di Napoleone. I napoleonici, infatti, arrivarono in Egitto nel 1798 ed esistono delle immagini della Sfinge senza naso risalenti al 1737. I 7 re di Roma non erano 7. Nonostante abbiate passato anni e anni a ripetere a memoria, i re di Roma non erano 7 come i nani di Biancaneve, erano 8. Il re che nessuno ricorda è Tito Tazio, probabilmente dimenticato perché ricevette la corona solo dopo il ratto delle Sabine, altro falso storico, diventando correggente di Romolo. Dunque, non solo i romani non rapirono le mogli dei Sabini, ma i due popoli si fusero in maniera del tutto pacifica. Sempre parlando dei romani, Cesare non se l'è mai presa con suo figlio Bruto. Tu cuoque Brute figli mii. Scusate, non ho mai fatto latino, non lo so bene. Questa è la frase di Giulio Cesare per eccellenza e probabilmente anche l'unica che non ha mai pronunciato. Stando a quanto raccontato da Svetonio, infatti il celeberrimo giorno delle Idi di marzo del 44 a.C., l'imperatore accoltellato si limitò ad emettere un assai meno cinematografico gemito. Galileo Galilei non aveva la risposta pronta. Come tutti sappiamo, costretto ad abiurare nel 1633 in seguito alle sue affermazioni circa il fatto che fosse la Terra a girare intorno al Sole e non viceversa, Galilei abbandonò il tribunale dell'Inquisizione non dicendo assolutamente niente. La celebre uscita di scena con lo scienziato che abbandona la stanza esclamando «Eppur si muove!» è frutto del pittoresco resoconto del giornalista Giuseppe Berretto, inventò di sana pianta l'episodio. La Bibbia di Gutenberg. Ebbene sì, Gutenberg non aveva inventato un bel niente. Sul fatto che John Gutenberg nel 1455 stampò una Bibbia con un torchio a caratteri mobili non ci piove. Il punto è che però la stessa tecnica di stampa venne utilizzata prima, ma nel 1040 in Cina, con l'unica differenza che i caratteri utilizzati erano in ceramica e non in piombo. Il popolo non ha il pane? Allora dategli le brioche. La regina Maria Antonietta non era cattiva. Almeno non era poi così tremenda come invece l'ha dipinta la storiografia rivoluzionaria. E soprattutto non ha mai invitato il popolo, che affamato si lamentava per la mancanza di pane, a mangiare le brioche. La frase però non è stata del tutto inventata. Stando a quanto scritto da Rousseau nelle Confessioni, sembra che a pronunciarla sia stata una principessa di cui però non è rivelata l'identità. Rimaniamo in Francia e parliamo di Napoleone. Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? C'è una verità su di lui che risulterà scomoda a molti uomini dalla statura non esattamente imponente. Napoleone non era basso, ribadiamolo, Napoleone non era basso. Il piccolo caporale era alto 1,69 m, nella media per la sua epoca, e venne soprannominato così solo allo scopo di attribuirgli un nomignolo affettuoso. Anche se il nome che tutti per antonomasia associamo alla lampadina è quello di Edison, il primo ad inventare un filamento in grado di emettere
avere luce per centinaia di ore è stato il fisico Alessandro Cruto. Senza di lui, quindi un italiano, la lampadina non sarebbe mai diventata un oggetto fondamentale per le nostre vite. Newton e la mela. Quello secondo cui il fisico inglese Isaac Newton iniziò i suoi studi circa la forza di gravità dopo che una mela gli cadde in testa è solo ed esclusivamente una leggenda. Infatti Newton si limitò a riferire di aver osservato una mela staccarsi dall'albero, senza accennare a pittoreschi incidenti di percorso. E per finire, un genio. Parliamo del genio per eccellenza, Albert Einstein. Tutti gli studenti scarsi del mondo trovano questa scusante che anche Albert Einstein, un genio, una delle menti più brillanti mai esistite, andava male a scuola, ma non era così. Oh! Quindi Einstein andava bene a scuola? No, allora, perché anche lì ci sono varie scuole di pensiero. Allora, c'è chi dice che lui andasse male a scuola in tutte le materie. C'è chi dice invece, no, nelle materie scientifiche andava bene, andava male in geografia, storia, invece letteratura. Chi dice che andava bene in tutte le materie, che in matematica non andava bene. No, c'è chi dice che addirittura fu rimandato. Tipo rimandato in fisica. Non si sa, però sta di fatto che comunque non aveva... Allora, la cosa sicura, certa, storica, era che Einstein aveva un lieve ritardo, infatti aveva una lieve forma di autismo. Era dislessico, questo sì, sicuramente. Sì, cioè nel senso, aveva anche una lieve forma di autismo, come deficit dell'attenzione, eccetera. Quindi... Beh, però è anche vero che spesso le persone affette da autismo hanno poi altri sensi molto più sviluppati, diventano dei geni. Certo. Un'altra cosa. Tipo l'anatra di prima era autistica. No, però per dire, vedi, vabbè, poi ci sono delle altre cose. Però diciamo una cosa. Voi avete visto questo video che noi abbiamo mandato perché abbiamo preso da YouTube. YouTube non è la Bibbia, il nostro messaggio è anche questo. YouTube non è la Bibbia, quindi non è che lo dice questo ragazzetto con gli occhi azzurri e ci dovete credere. No, infatti, quando si è parlato di Galileo, subito Michele... che ha fatto il liceo scientifico, quindi insomma... Infa, per quello lo so, per quello lo sa. Per che quello. Ha detto? No, che è pur si muove di Copernico. È una frase di Copernico, quindi non è di Galileo. No, pur si muove, io ho sempre saputo che era di Copernico, adesso invece l'hanno... Vabbè, comunque, anche il discorso delle piramidi. Dice, no, tutti credono siano stati gli alieni, ma in realtà era l'agenda metropolitana. Il vero mistero delle piramidi era come, senza gru, senza quei mezzi, all'epoca, si fosse riuscito a costruire e a portare... i mattoni sopra, in cima alla piramide, con quell'inclinazione e quella tendenza, cioè quella pendenza lì. Cioè, il vero mistero è quello, che poi lui dice, no, non sono gli alieni, erano degli operai. Ok, ma in ogni caso, comunque, il mistero è che chiunque li abbia costruito, che poi siano stati schiavi, operai o chi esso sia, era difficile, comunque, e soprattutto la forza fisica degli uomini, cioè proprio a livello scientifico hanno studiato che non sarebbe bastata a portare i mattoni con quel livello di pendenza fino a sopra. Quindi il vero mistero è questo, più che altro chi è stato è relativo. Assolutamente. Boh, quindi non so. Vabbè, comunque... Quella degli 8 re di Roma non la sapevo. Quella degli 8 sì, io mi ricordavo che c'è sempre l'8º e non mi ricordo se me lo dissero proprio a scuola... Oppure, vedi lo scientifico da qualche parte che dicono uno dice sempre i 7 re di Roma, non è vero, erano 8. Poi altra cosa, Gutenberg, che tra l'altro caro youtubaro, si dice Johan, no Johan, Johan lo dici a casa tua perché era austriaco, giusto? No, era tedesco. Il problema è che in Germania si dice Johan, non si dice Johan, ma la notizia che tu volevi confutare era quella della Bibbia. La Bibbia è ovvio che l'avevano scritta prima, ma Gutenberg era famoso perché l'aveva stampata. Johann Gutenberg aveva inventato la stampa. Quindi non facendo usa Pudel, di dove è questo? Non lo so. No, perché poi infatti a un certo punto dice no, Gutenberg non ha inventato niente perché la Bibbia c'era già da prima, ci mancherebbe. Grazie, che cioè, pensavo che l'avesse scritta Gutenberg la Bibbia. Cioè, vabbè, però, strano. E poi un'altra cosa, caro il mio Sabutello, questo continuo a dire lo dico a voi che prendete le cose da internet e le postate su WhatsApp e sono quasi sempre bufale, tipo che Buffon non è morto, muore fatto ogni... morire Stallone. Sì, Ratzinger è morto, Buffon è morto, Stallone è morto, Paolo Villaggio è morto però, cioè l'avevano fatto morire un sacco di volte. E che, caro amico, in ogni caso Cesare avrebbe detto tu cuoque, no cuoche, cuoche
è una cosa che ti sei inventato tu, cuoque Brute, fili mi, anche tu Bruto, figlio mio, perché Bruto era il figlio adottivo di Cesare e lo aveva accoltellato. Quindi quando accadono determinati episodi, si dice sei un Bruto, le famose 23 coltellate alle idi di marzo, eccole qua. Quindi cioè tu cuoque Brute, fili mi. Dobbiamo insegnare, dobbiamo fare una lezione di latino. No. Ah, questa l'ha fatta un giorno che non ci sono, perché io ho fatto ragioneria e programmatori. Tu il latino, invece il latino lo dillo so, tu il latino. No, io non ho mai fatto una parola, non so una parola di latino. Tu cuoque, lo Brute. So. Brute. Filimi. Bravo. Oh, bra. Vedi, ho detto, però so cosa significa, perché e so poi è la molto simile a Foggiano, anche tu Bruto figli miei. No, cioè no, diciamo che in una puntata... anche tu Brutto figlio. No, quella è un'altra cosa. In una puntata tutta sul latino, diciamo che io farei scena muta. Io invece che sapevo tutto, è vero. Vabbè, ma almeno tu l'hai sentito dire, nominare. Dai, diplomato, eccetera. Io le versioni di latino le ho sempre copiate. No, invece a me piaceva fare. Sempre dal primo superiore all'ultimo. Ecco, queste copiato. Sono curiosità che volevate sapere. Ecco, vedi. Vero, cioè, se la mia professoressa di latino in onda adesso te lo svelo, anche se penso l'abbia capito. Però, vabbè. No, io... In matematica era una capra totale, però insomma... Infatti io copiavo anche in matematica. Materie umanistiche ero bravo. Avevo una professoressa, pensate, avevo una professoressa che aveva deciso che io non sapevo scrivere in italiano. Aveva deciso. Quindi io potevo scrivere qualunque cosa. Cioè, anche la Divina Commedia. E diceva, sì, anche la Divina... Potevo anche copiare la Divina Commedia. Lei non lo leggeva neanche e mi metteva sempre un voto basso. Oh, questa professoressa, di cui non faccio il nome perché non me ne frega niente... Però, a sua volta, era convinta che D'Annunzio fosse nato a Pescasseroli, che il Gargano si trovasse in Abruzzo. Ah. Sì, ma quando diceva, ma sì. Professoressa, ma il Gargano si trova in Puglia? La sua risposta era, ma io sono di Avellino. Attenzione, quindi, pensate anche io quante ne ho subite. Quando poi sono diventato giornalista, perché evidentemente almeno scrivere lo sapevo fare, insomma... Sono andato lì e gliel'ho ricordato simpaticamente, sì, ha finto di non riconoscermi. Vabbè, okay, ma non fa niente. È simpatica persona. Sì, no? Una simpatica persona. Cioè, allora, io direi di dire qual è la notizia tra quelle che mi ha colpito di più. Sì, tra quelle che stiamo per farvi vedere. Quella dei pirati. Oh, abbiamo una foto con un pirata. Sinceramente, quando ho letto questa cosa ho detto, ecco perché. Perché tutti quanti disegniamo o vediamo sempre nei film... I pirati con un occhio bendato. Ah, non sapevi perché? E dicono, ma perché? Che hanno tutti quanti l'occhio cieco? Io non lo sapevo, eh. Cioè... Perché i pirati hanno l'occhio bendato? Tu lo sai? Senza leggerlo? Vediamo. No, io non lo sapevo. Era per il... No, perché così un occhio era abituato sempre all'oscurità, così quando si trovavano in zone buie, guardavano con l'altro occhio. Ah. Che dai, è fantastico, anche è perché fantastico. Erano molto cattivi e molte volte c'era qualcuno che diceva ma dai chiudi un occhio, no? Allora, così ce l'avevano non già sapevamo, noi io pensavo che fossero veramente tutti querci, come si vuol dire. No, ma... io invece all'inizio ho pensato il discorso di magari vedere col binocolo, eccetera, vedere sempre così e quindi bendarne uno in modo da vedere direttamente nel... Non si godevano la vita, cioè vedevano sempre una cosa di due, che ne so, vedevano una donna, vedevano una sola tetta, era una cosa strana. Vabbè. Poveri voi, cioè, mi dispiace molto. A proposito, visto che abbiamo parlato di scienza, e Michele viene dal liceo scientifico, quindi ne sa molto, anche certo. Io dal liceo scientifico, ne sappiamo moltissimo. Ci sono le famose interviste imbruttite, quelle sulla scienza, c'è un video, mi raccomando, quelle sulla scienza, non quelle sull'inglese, che vi invitiamo a vedere perché veramente c'è gente che non sa... Nulla. Ah, comunque, a proposito di occhi, lo sapete che ognuno di noi ha un punto cieco nell'occhio, quindi nessuno di noi ha il 100% della vista. Vero. Quindi, vero. Vedi, anche questa è una curiosità. È vero, il mio è questo, quando vedo te. Ah, io sono il tuo punto cieco. Sì. Vediamo. Imbruttiti, qualche giorno fa vicino alla Terra è passato un asteroide grande quanto un grattacielo e visto che siamo tutti sani e salvi abbiamo deciso di fare qualche domanda sul mondo scientifico. Venite con noi. Cosa ha scoperto Newton? Newton, no? La luce? Ha scoperto la lampadina. Facevo l'esperimento con le piante. Newton ha scoperto la mela. Con la freccia, no?
ha formulato la legge di gravitazione universale. Cazzo, sono di Milano, figa. Infatti. Che cos'è un buco nero? Buco del culo. Il buco dell'ozono. Quello che non lo vedi? No. Sì, perché... E se è nero? Buco nero. Qua... Cos'è un gigante gassoso? Mio padre. Gigante, il coso dei maschi, che cazzo è questo? È un termine astronomico per descrivere un grosso pianeta che non sia fatto prevalentemente da roccia. È un gigante con il gas. Pesa di più. Pesa più e più? Sì, pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo? Un chilo di piombo. Piombo. Un chilo di piombo. Emozione della telecamera. Lo so. Tra l'altro tu assomigli a Leonard di Big Bang Theory. Che cos'è l'equatore? L'equatore è un paese. So che è in Sud America. Il punto più caldo anche. È praticamente una striscia. È una linea immaginaria che divide il mondo in due parti. Divide il mondo caldo-freddo, freddo-caldo. Capito? Sì. Se vai a 30 km all'ora. Vai. Quanti chilometri percorri in 90 minuti? 30 km all'ora in 90 minuti? Un chilometro e mezzo. Cioè per 3, 9. 90. 30 km orari per 90 minuti sono un chilometro qualcosa. 260, no. In un'ora 30 km più 15, 45. Cos'è un sistema binario? È un sistema formato da rotaie per far passare un mezzo di trasporto. Qua dietro la stazione. È un sistema numerico posizionale in base 2. Ah, aspetta. Niente. Come si chiama una figura con 9 angoli? 9 angoli? Esagono. Allora, se l'esagono ne ha 5. So che il pentagon sono 5 angoli. Esatto. Enagono. Ma esiste con 9? Non esiste una figura geometrica con... Allora, quant'è il 20% di 50? Santo Dio, queste domande. 20%... 200? Il 20% di 50... Quindi se 50 è il 100%, il 50% è 25, circa il 20%? 10. Quanti anni hai? 41. Quanti anni hai? Cosa fai di lavoro? Il commercialista? Cosa ti credo? Dimmi. Qualcosa di giusto c'è. Grazie mille. Grazie. Top. I bambini. Saluta. Mi ha ricordato un po' quella cosa del figlio di Checco Zalone. Infatti lui somigliava anche un po', infatti, no? Quando parlava dell'IVA. No, ma il discorso che, vabbè, il milanese imbruttito poi va a fare interviste un po' ovunque, ne aveva fatta una dove chiedeva anche delle banalità pazzesche, cioè del tipo qual è la capitale, non so, della Francia, cose così. Mi sorprese una signora. Quando fecero la stessa cosa all'Aqualand di Riccione, fermarono una signora: senti, ma qual è la capitale? Senti, ma adesso tu vieni a farmi ste domande, non è che bisogna essere tutti intelligenti qua? Cioè ha detto: voglio essere stupida, cioè dammi il diritto di essere stupida. Beh, io ne ho visto un altro, il milanese imbruttito, in cui chiedevano a un deputato che stava nella commissione economica cosa fosse quello era Angelo Cera con le Iene. No, vabbè, tanto non hanno eletto più, no. Non ce ne frega niente. Andiamo in pubblicità, 0881 330035. Allora facciamo una cosa, tanto non ci chiama nessuno. Chiamateci, se avete una curiosità, Cristina vi risponderà a tutte le curiosità scientifiche, specie quelle con i nomi latini. Ma io penso che l'unica curiosità... No, perché non ne sono in grado. Dai, dimmi il nome di un animale in latino. Bene! Andiamo in pubblicità! Il canem e il gattum, tipo.
Supermercati Convì. La differenza in evidenza. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Nel nuovo numero del Convi Magazine c'è tutto il gusto della convenienza. In questo numero, nutrizione, i funghi medicinali, spazio cucina, pollo alle mandorle, la Cina in tavola, lifestyle, il futuro trend dal chess di Las Vegas. Inoltre arte, musica, eventi, sagre, festival, gossip, news, attualità. Tutto questo e le imperdibili offerte solo nel nuovo numero del Convi Magazine. Eccoci qua, in studio. Abbiamo licenziato, no, è qui. Eccomi, e c'è anche il cane più bello del mondo. Vieni qua, dai. Vabbè. Non si vuole sedere. No, cane miracolato. Ieri era zoppo. Sì, una curiosità su Gandalf. Ieri era zoppo. E oggi corre. E oggi non più, eccolo qua. Non sappiamo come abbia fatto. Oh, grazie al mio veterinario. Sali. Allora... continuiamo. Allora, visto che a questo punto andiamo un po' nel nostro ambito, no? La musica. Sì. C'è la curiosità del terzo video, che in realtà è il terzo dopo, purtroppo, canzoni di discutibile... E prepariamolo il video. Di canzoni di discutibile taratura come Gangnam Style e Despacito, anzi Despacito e Gangnam Style, che sono i primi due video più visti su YouTube, purtroppo è così. Il terzo, cioè, mi è piaciuto il purtroppo, sono d'accordo sul purtroppo. Il terzo è il singolo che Eminem fece, se non ricordo male, nel 2014, c'è scritto qui, no, comunque forse, credo sia del 2014, con Rihanna, il pezzo che ha scritto per Rihanna, insomma, le ha fatto cantare il ritornello, che era Love the Way You Lie. Oh, che, diciamola però la cosa, no? Sì, la curiosità è che l'umanità ha trascorso 11.300 anni a guardare il video musicale di Love the Way You Lie, perché è il terzo video più visto di YouTube, con 1.5 miliardi circa. Cioè, provate a sommare tutte le volte che è stato mandato, sono 11.300 anni. Ma così considera che il pezzo dura intorno ai 3 minuti e cioè quasi 4. Immaginiamo, e quindi... quante volte è stato visto. È vero. 1.5 miliardi di volte. Quindi vediamo un pezzettino con molto piacere, perché sono un grande fan di Eminem, che rispetto, insomma, è l'ultimo, secondo me, l'ultimo sopravvissuto del vero rap, insomma, mondiale, l'unico bianco che è riuscito a rappare come un nero, Eminem, Love the Way You Lie. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love it the more I suffer. I suffer.
She resuscitates me, she fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back, we're running right back. Here we go again, it's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed, I snap, who's that dude? I don't even know his name, I laid hands on him. I never stoop so low again, I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. Chills used to get them, now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit them, throw them down, pin them. So lost in the moments when you're in them, it's the race that the culprit controls your boat. So they say it best to call you separate ways. Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sound like broken records playing over, but you promised them. Next time you'll show restraint, you don't get another chance. We said things, did things that we didn't mean. Then we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. I'ma tie it to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way. I love the way you lie. La foto del ecco, eccoci qua. Siamo tornati e continuiamo a farvi vedere un po' di curiosità. Abbiamo una foto, mandaci una foto. Eccolo qui. Parlando sempre di animali. Il cavallo, praticamente, noi non sapevamo una cosa. Il cavallo non può vomitare. Neanche io, non lo sapevo. Neanche tu puoi vomitare. Quando ho detto neanche io la sapevo sta cosa. Praticamente ha una conformazione particolare dell'apparato digerente. Praticamente già tutti gli erbivori hanno un apparato digerente diverso dal nostro, no? Sono ruminanti, quindi hanno due stomaci, omaso e abomaso. Però lui, siccome ha lo stomaco in una posizione particolare, non riesce a vomitare quello che mangia, quindi vieni qua. Quindi abbiamo scoperto una nuova cosa. I cani vomitano, tipo vomita un po', Gandalf vomita un po'. Zampa. Okay. Stai giù Gandalf, bravo, fai bravo. Ecco, però vomita. Aspetta, ti canto una canzone di Povia? Tipo, quando i bambini fanno, che meraviglia! No, cioè mi stai dicendo smetti, no, vabbè, lasciamo perdere. Quindi abbiamo scoperto anche questa
curiosità sui cavalli. Altra foto. Oh, i francobolli. Ah, ecco, ecco, francobolli. Oh, questa è una cosa carinissima. Avete mai provato a leccare i francobolli? Dai, dite la verità, è la 10. Eh? Vabbè, sì, tutti quanti per mettere sulle lettere. Vabbè, Natale, ti piaceva. No. Gandalf, vieni qua. Io probabilmente no. No? Almeno non che ricordi, no? Allora, so. Se per caso un giorno cadesse rimanete... il mondo? Sì, no, se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più là. Sappiate che la colla del francobollo contiene 5,9 calorie, perché praticamente è composta da amido e zucchero. Quindi se vi trovate in un magazzino soli e state senza... leccate i francobolli. Sen, sì, senza mangiare, leccate i francobolli. E sopravvivete. Certo, non è che sopravvivi chissà cosa, però perlomeno non muori di fame. Assolutamente. Allora facciamo così, fateci sentire una canzone. Nel frattempo vado a cercare Gandalf, recuperare... che è sparito da qualche parte. Che ci fate sentire? Hey Jude. Oh, Hey Jude, classicissimo. Dei Beatles. Sì, sta, non era pronto. Sì. Ma... pensavo ti sentisse almeno il tuo cane, invece è come il mio. Oggi sono come i musicisti classici, hai visto? Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. Remember to let her under your skin. Make it better. And anytime you feel the pain, you refrain. Don't carry the world upon your shoulder. And don't you know that it's a fool play? Più curiosità della storia di Paul McCartney, cioè, cioè, tra l'altro, ammesso che forse davvero Paul McCartney è una trovata commerciale più ben riuscita della storia da George Martin. Ma anche perché dicendola proprio tutta, no? Mettiamo fosse vero che Paul McCartney era morto, che ce n'è un altro,
Il secondo era un vigile canadese, no? No, ma tra l'altro il secondo ha fatto più cose del primo, quindi ci sta bene il secondo. Cioè, ci sta in realtà, però è vero, secondo me è stata semplicemente una grande trovata, perché George Martin ha capito che i Beatles erano sul tetto del mondo, non c'era internet, si poteva, insomma, creare un caso scandalistico del genere, ci ha marciato sopra e oggi, tra l'altro ancora oggi, continua, cioè Paul McCartney continua a incassare su questa cosa, perché quanti documentari, almeno una volta all'anno fanno un documentario dove spiegano sta roba. È vero, però era bellissimo il fatto di Sgt. Pepper's che c'era, sì, che ma, c'era è stato, ma è ovvio che non è stato concepito bellissimo. Alla buona, è stato studiato nel minimo dettaglio, anche la targa del maggiolone di Abbey Road, che in realtà era la data della morte presunta, sì, di Paul. Il fatto che diceva, anche il fatto di come erano vestiti quando attraversavano la strada, sì, di Abbey Road. Dice che ovviamente il primo era il becchino, il secondo era il portantino della bara, l'autista del carro funebre, lui scalzo, perché quello scalzo era il morto. È vero, è bellissimo. Il fatto della sigaretta nella mano destra non è vero, perché anche a me capita di fumare con la destra e sono mancino, quindi... Diciamo, certo, era abbastanza stupido, nel senso che dici, no, vedi la sigaretta nella mano destra. Tra l'altro, sai che ho visto un video dove c'erano scritte che ci sono alcuni utensili, soprattutto da cucina, che sono contro i mancini, perché i mancini non li possono utilizzare. Ah, sì, ci sono delle cose, effettivamente. Sì. Ecco perché è nato il negozio di Flanders. Nel frattempo prepariamo, sì, visto che abbiamo parlato di una band inglese, vediamo come sono esperti gli italiani in inglese, sempre con un'altra intervista del milanese. Guarda, in questo ammetto che io sarei, penso, come loro. The pen is on the table. Senti, ti dico solo che una volta la mia professoressa, ex professoressa di inglese, può dire che è così. Non ricordavo come si dicesse per favore in inglese in un compito in classe. Ho detto, ma no, adesso come devo fare? Come devo fare? Sono andata a senso, ho scritto for favor. For favor, fantastico. For favor, my professores. Comunque, vediamo l'intervista imbruttita sulla lingua inglese, come siamo bravi noi italiani. Guarda. Imbruttiti, secondo il recente studio EPI sulla conoscenza dell'inglese, l'Italia è al 33° posto dopo la Romania, la Grecia e la Francia. E noi siamo venuti a controllare di persona. Andiamo. Come te la cavi con l'inglese? Malissimo. Non bene bene come gli americani. Beh, certo. Che lavoro fai? Dimmelo in inglese. Public relation. Disoccupation. My name is Martina. And già qua mi metti in difficoltà, però. I study Italian. I work at 7, no, alt past 7. Ah? Come? Ti faccio leggere delle parole in inglese. Vai, ah? Dalla prima in poi. Definitely. 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 Knowledge. The knowledge. At long. A longer. Quick. Quewe. Quiwi. Queu. Beh, che cazzo è quella parola lì? Raga! Hai la faccia di uno che con le donne ci sa fare. Nel caso in cui ci fosse una bellissima ragazza che parla soltanto inglese, provaci, in inglese. You are some help. You beautiful. Trovamene un inglese che te lo dico. No, io non improvviso, non so fare la parte. Hey guys. Porca troia. Ok, ecco, vaffanculo. My name is Victoria. Nice to meet you. Yeah, you're Thomas. Hangar for me. Sorry? I'm fine. Nice to meet you. Cioè, sto volando, vai. I don't understand. I don't stand. Non capisco. I don't speak English very difficult. Mano fredda, cuore caldo. I'm just asking about qua un bel casino. Some quiet and pretty place, just for chill out. Aiutatemi, raga, me la sto giocando questa qua. Do you understand me? Not all. Bella regalo. Allora, facciamo un'ipotesi. C'è un bel ragazzo che parla solo inglese. Guarda in camera e conquistalo. I love it. Sorry, boy, beautiful boy. Can I... Cosa gli direi? Hi, baby. Hi, beautiful. How are you? How are you? Cosa? No, I don't understand. Would you like to know me better? Would you like to Why know to... each other? Repeat, English? Please. Would you like to know me better?
Ti piacerebbe cosa? Mi piacerebbe, sì, I do. Però non è vero, lui è italiano. Sorry? Ah no, sei inglese. È il fratello di Stefano. È il fratello di Stefano. Per conquistarlo bene, nel vero senso della parola? Sì, è successo. My God. Per conquistarlo, devi cantare una canzone in inglese. Happy, shalala, get the money, get the money. Na 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 na. Only you. Tu tu. Night. Rose rosse per te. Ho comprato sera. I am CA, no, 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 I am CA, punto. L'unica inno gay davanti a una donna, un fottuto genio. La chiuderei qua. La chiudiamo qua. Yes. Sì. Top. A questi livelli non sono. Big potato, big no. Potato. I don't know, I don't know. No, io avrei detto immediatamente, tanto non lo capisco, non lo posso dire. Vabbè, naturalmente la prima cosa che si dice, ha detto mi chiamo Vittoria. Hi Vittoria, nice to meet you. Piacere Let's di conoscere. Let's park in my car, tipo subito. Beep. No, nel senso... Nel senso, andiamoci a fare un giro in macchina. Ti porto a mangiare i torcinelli. Ma no. Sai cosa, vero? Che io l'inglese lo capisco, che non lo so parlare. I port you to eat the torcinelli. A Londra viaggiavamo in due perché io capivo... E lui parlava. E non guardarmi, non ti sento. Cioè, perché lui non capiva quando parlavano veloce, io invece riuscivo a capire il senso. Quindi dicevo, vedi che ha detto questo, e lui rispondeva. Sì. Quello parlava perché non. Caffa. Cristina, no, veramente. Cioè, ma tu quando cantavi le canzoni in inglese, come facevi? Allora, io quando imparo una canzone in inglese faccio così: leggo il testo, leggo la traduzione, le imparo con la traduzione perché non so cosa significa. Quindi. Tramite la traduzione ricordo anche bene l'ordine delle parole, perché altrimenti non riuscirei a dire dei suoni che per me non significano niente. Invece, dicendo non significano niente, è lingua inglese. Ma per me, che no, non sono lei, inglese, cioè. Non significano niente per me. Allora io la imparo vedendo la traduzione, in modo che imparo una parola nuova e ricordo più facilmente il testo. Poi una volta imparato, può essere anche che mi dimentico la traduzione perché è passato tanto tempo, però il testo lo so a memoria. Però mentre lo imparo, il testo lo so preciso anche con la traduzione. Allora, una volta sono andato a un piano bar, ho assistito a un piano bar di un tizio, tra l'altro ce n'è un altro che è tipo filippino, che fa anche fa il Freddie Mercury filippino, non so se l'avete mai visto su YouTube. No. Cioè, lui, questo piano bar era un piano bar di un foggiano, e lui cantava tutte le canzoni dei Beatles, tipo, che ne so, Hey Jude, what's man, what's man, what's man, what's man, what's man, what's man, cioè non sapeva neanche una parola, però la gente continuava, eravamo felicissimi, lasciamo. Questa gente la fanno suonare e la pagano. Scema io che ho imparato tutti i testi a memoria con le traduzioni. Ma questa gente la fanno suonare e la pagano. E la pagano, e la pagano. Essendo una chip in inglese, dopo aver imparato il testo, la canto Bing insieme. Bing e chip in English, sto traducendo. La canto insieme al cantante per vedere se faccio bene la pronuncia. Sono io un fesso. No, comunque scherzi a parte, per il discorso musicale, ma non solo... Per imparare l'inglese devi ascoltare molto, molto inglese, senso, sia a livello di canzoni, che non è vedi ascoltarle seriamente, cioè non ascoltare quelli là che fanno nannannace come i grandi stratega che abbiamo visto nel video, no, anche a livello proprio per impararlo bene. Un'altra cosa che consigliano proprio i docenti di inglese è vedere i film in lingua originale con i sottotitoli. Ora abbiamo Sky, abbiamo... la possibilità di vedere film in madrelingua ed è importantissimo. Io quando sono stato in Francia, quando sono arrivato in Francia, io facevo solo noi, io volevo un savoir. Ho imparato, un po' grazie agli algerini che mi hanno insegnato un po' di francese, ma anche perché mettevo in stanza e vedevo i film in francese. Una palla di film in francese. Però cercavo di capire con i sottotitoli più o meno cosa stessero dicendo, poi alla fine... Cioè, se imparano i giocatori di calcio, cioè, fra un po' Duhamel imparerà a parlare in candelarese, quindi perché io non devo imparare a parlare il francese? Comunque, nel frattempo prepariamo il video delle stranezze più sbalorditive, che è un video che non abbiamo visto. Però nel frattempo vorrei parlare di qualcosa che mi è di competenza, molto più rispetto all'inglese. Roba da mangiare, roba di cose da mangiatoria. Winnie the Pooh.
Vabbè, non è tu per Pamba. Perché Winnie the Pooh? Dove sta? Paul, proposito dell'inglese, ecco. Leggi così. Ah, Paul Winchell, Paul Winchell. Okay. Abbiamo la foto di Paul Winchell, quello con come si chiamava? La tigre, ecco. Tigro. Esatto. Ve lo ricordate Tigro, certo, di Winnie the Pooh? Non ho mai visto Winnie the Pooh, però sì. Cioè, ricordo che c'era lui, l'asino e l'orso. Io quello me lo ricordo nei cornflakes, questo qua. Comunque, vabbè. Insomma... La voce di Tigro di Winnie the Pooh ha inventato un cuore artificiale e fu il primo a brevettare l'idea del cuore artificiale meccanico. Il design è stato sviluppato ulteriormente dall'Università dello Utah. E il dottor Robert Gerwick ha impiantato il primo cuore artificiale permanente e di successo in un essere umano del 1982. Ok, allora come si chiama lui? No, già me lo sono dimenticato. No, dai. Paul Winchell. Allora, dai, the pen is on the table. The pen is on the table. Bravissima. Ma bravi. La cadenza, cioè, c'è un terzo figlio di Carlo e Diana, no? Cioè, perché cioè, lei si candida a fare... Baby George. Dovrei stare così. Lui è Baby George. Io non sono Baby George. Lui è Baby George. Lui. Dicono che da piccolo ero uguale a Baby George. Ma. Ci sono delle foto su internet che testimoniano ciò. Contenti Baby voi. Giorgio? Sì, da piccolo eri uguale. La stessa capiglia, biondo, paffuto. Ci sono delle foto mie su Facebook che contenti. Mi accostano a Baby Giorgio. Cioè, è brutto. A parte che, vabbè... Cavoli vostri. È già ricco, infatti vedevo tipo i link che diceva Babbo Natale. Hai visto che l'hanno portato da Babbo Natale, quello proprio a Helsinki? Sì, no? Sì. Quando l'hanno portato, si è avvicinato, i fumetti, Baby George, cosa vuoi? Una bicicletta, eccetera. La Scozia! Certo! Risponde, tipo, no? Vabbè, vediamolo allora il video che ha chiamato Michele, le stranezze più sbalorditive. Well, I talked about it.
Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to alcune cose sono veramente assurde. Cioè, quella della bottiglia non l'ho capita molto, cioè, ma che era successo? Mi fate rivedere quella della bottiglia. Cioè, no, quella della bottiglia. No, ma io non ho capito bene, cioè, quindi no, passaggio secondo... bottiglie. No, 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 era una lastra, praticamente. Eccola. Ah, era una lastra. Cioè, cosa sì, può essere? Era una lastra, penso quello sia il bacino, quindi. Ha dato un bacino alla... Ma era una Coca-Cola, era. Sì, sembra, sì, sì. Cioè, come ha fatto? Vabbè, là, si è seduto inavvertitamente, c'era cioè questa Coca-Cola. La famosa bici senza sellino, visto che... Ah, ecco, vabbè. Queste cose qua. Queste sono le stranezze che trovate. Possono accadere, ma a proposito di gastronomia, per dire, voi io l'ho letto adesso sulla scaletta, il ketchup... Ah, abbiamo la foto del ketchup. Cioè, il ketchup che veniva dato a scopo, cioè, medico... Sì. Perché sì, diceva che curava le indigestioni, le diarree. La diarrea e indigestione. Il ketchup. Vabbè. Cioè, ora, non so, cioè, ora se io mangio il ketchup mi viene, vado a diarrea. Cioè, è stranissima questa cosa. Prima sì, mi ma dico... infatti secondo me è più ma che stranezza. Ma per me più che la stranezza è che nel 1835 esisteva il ketchup. Vabbè, il ketchup, sì, è, il ketchup. È pomodoro, non è, cioè, pomodoro, zucchero e aceto. Cioè, alla fine non è... chissà che sì, cosa, infatti, però è sale. Non è l'invenzione dell'anno, diciamo. Infatti, vediamo un'altra... Il pomodoro, cioè magari per la diarrea potrebbe anche funzionare. Ma non no, so, perché ma il pomodoro è acido, quindi in teoria se chiami un dietologo il pomodoro te lo vieta. Per lo stomaco è vietato il pomodoro, però magari per la diarrea... Cioè, non so. Se avete provato a utilizzare il ketchup per contro farvi passare la diarrea... Ha fatto passare la diarrea, ha passato la diarrea, perché se voi vi infilate una bottiglia di ketchup come la bottiglia di prima, vi passa la diarrea. Sì, vabbè, ma questa è come la battuta del tipo, dottore, soffro di diarrea, ha provato con i limoni, sì, ma quando li tolgo ricomincio. Ecco, esatto, cioè, esatto. Più o meno quello, cioè. Oh, allora, abbiamo visto una foto di una cosa buonissima, il miele, quanto è buono il miele. E abbiamo scoperto che il miele è l'unico cibo che non scade mai. Quindi non lo buttate perché non scade. Lo stesso miele che è stato sepolto con i faraoni in Egitto è ancora commestibile. Come tutti i paesi africani, gli egiziani apprezzavano il miele tanto da conservarlo anche nelle tombe dei faraoni. Dopo 4.000 anni, quando i vasi di miele ermeticamente chiusi vennero aperti, si scoprì che il loro contenuto, sebbene mutato, si poteva ancora dire commestibile. Quindi abbiamo scoperto una cosa nuova: non buttate il miele, però chiudete bene, insomma, deve essere ermeticamente chiuso. E come fare per conservare bene la bottiglietta del miele? Ficcate. Ah no, quella è sempre la... No. Ce l'hai con le bottiglie? Ormai oggi le bottiglie. Ormai, cioè, questa cosa mi ha un po', sì, turbato. È turbato. Devo dire. Poi abbiamo un'altra foto. Sì. Eccola qua, questa è la mappa. Questa ci voleva la mappa perché, insomma... Sì, ci voleva la mappa. Pensate, questa è una curiosità. Per viaggiare dalla Corea del Nord... La Corea del Nord, avete presente la Cina? Allora, aspetta, guarda, mi metto a fare l'indicazione. Aspettate, da qua. Fai il meteo.it. È vero, cioè, sì. Vai tu che sei più vicino. Ecco. Vai, indica. Vabbè. Dallo schermo. La Corea del Nord si trova a destra della Cina. Riprendi lui così ci... Ecco, cioè, bene. A destra della Cina, che è quella gialla, si trova la Corea del Nord. Per raggiungere la Norvegia, che invece, come ben sapete, si trova in Scandinavia, quindi in Europa, dall'altra parte del mondo, la curiosità è che dovete attraversare il mondo, ma in realtà dovete attraversare un solo stato, che è la Russia. Quindi è una cosa bellissima. Non so quanti chilometri siano. Ah sì, sono 7518 chilometri. Pensate quanto è grande la Russia. Cioè, in Russia stai a Mosca, devi andare a San Pietroburgo. Cioè, oh, andiamo un attimo a San Pietroburgo e fai 7.000 chilometri. Pensate... Cioè, non hai indicato niente, è rimasto lì a fare così. Sì, è rimasto lì, però sembrava un po' la ragazzina del meteo. Era meglio la ragazza del meteo. Cioè, 7.000
2518 chilometri. Dillo in inglese. Vabbè. No. Oh, qual è il numero? 7518, non mi ricordo mila come si dice. 1000? Ah, 7000. No, allora dimmi il numero, dimmi il numero. 75. Allora, 7518. Okay. Ma bravissimo! Bravissimo! Notate come sono tutti contenti i nostri telespettatori di questa trasmissione, non ci caga nessuno. Vabbè, perché so che cosa cambia dal solito. Però sai cosa è vero, siamo contenti noi perché ci divertiamo. Sì, ma cosa cambia da quando abbiamo gli ospiti e che non si vince il No, nulla, non cambia nulla, assolutamente ormai nulla. Ormai ci siamo. Abbiamo... ci seguono, che non chiamano, ma ci seguono. Abbiamo un'altra foto però, eh. Quanto hai vinto il prosciutto? Oh, ma quanto è bella questa foto, guardate un po'. Questa è bella. Questi sono i due oceani che si incontrano, il Pacifico e l'Atlantico. Oh, c'è un oceano, che è quello Atlantico, che però, perché sono diversi? Perché la salinità è diversa tra loro. Infatti l'oceano Atlantico è salato, l'oceano Pacifico è anche salato, ma è meno salato. Sì, sì, perché ci sono i grandi fiumi, come il Rio delle Amazzoni, che quando vanno a defluire nel mare praticamente addolciscono l'acqua. È una cosa bellissima, è un fenomeno che potete ovviamente non vedere, cioè qui c'è anche, no? C'è un fenomeno particolare che quando si incontrano le correnti sulla testa del Gargano, quindi a Vieste, e il mare è completamente diverso. Però pensate quando c'era si incontrano... C'era anche un'altra foto di altri due oceani che, vedi, le fake news di internet... La spacciavano, cioè erano due mari di colore completamente diverso, ma era il mar Artico con un altro mare, e la spacciavano, poi sono i due oceani che si incontrano e poi sì, si è scoperto essere una bufala, dicevano no, vedete che questi due sono il mar Artico con, non ricordo l'altro mare. È vero, è vero. Un'altra cosa del genere si ha a Santa Maria di Leuca, però si incontrano, quando si incontrano il Mar Ionio e il Mar Adriatico, esatto. Si uniscono e si vede proprio completamente la differenza di colorazione e anche di salinità tra i due mari, perché il Mar Ionio è più aperto, visto che va verso il basso, il Mar Adriatico è un mare chiuso ed è più salato, cioè è una cosa, è una bellissima sensazione, tira sempre vento a Santa Maria di Leuca, cioè che non è si accorge niente però. Ve lo voglio. Beh, io direi che c'è rimasto l'ultimo video da vedere. No, l'abbiamo già visto. No, abbiamo visto no ce ne sono due qui. No. No, sono uguali, sono uguali. Stesso. Abbiamo no, un'altra foto però, vero? Abbiamo un'altra foto. No, l'abbiamo finita. No, abbiamo finito, vedi, ne vedo due di video. Abbiamo so finito no, tutto. Ma sono lo stesso. Abbiamo finito tutto, la nostra puntata termina qui, perché abbiamo finito tutto. Okay. Abbiamo terminato tutto il materiale. No. Eccola, quella, guardate, quella è la foto del video che abbiamo visto sì, prima. Sì, sì. Se riusciamo a vederla per intero, guardate. Un miliardo 498.156 no, 1.498.156.905 visualizzazioni. Ma c'è una telefonata incredibile, incredibile. Pronto? Pronto? Loro sono Paolo da Foggia. Mauro? Loro poco fa, due minuti fa, hanno detto che nessuno vi segue, io vi seguo tutti i come. Ma hai visto? Sei un fantastico! Ma io lo dico sempre, sono questi due che mi dicono. Naturalmente quei due piccioncini di cantanti che sono i loro fan. Sono loro, grazie. Grazie. Come ti chiami, scusa? Paolo. Oh, siamo contenti. Oh, beh, io lo dico sempre okay. A loro due. Tutti ci pomeriggi li ascolto anche per sentire qualche pezzo loro che cantano. Che io le ho sempre seguite, anche quando facevo quella trasmissione di che fa lì, no? The Voice. Grazie. Riusciamo a fare un regalo a Paolo? Accenniamo un pezzo che avete fatto a The Voice? Sì, dai. Paolo, ti fanno un regalo, accennano un pezzo che hanno fatto anche a The Voice, soltanto per te. Quindi, dedicata a Paolo. È una specie di dedica. Cosa? È una dedica che mi fa. Sì, te la dedichiamo. Dedicata a Paolo. Okay, grazie. Un abbraccio. Un abbraccio e grazie per averci chiamato. Ciao.
vita, a caccia di una sfida per amore di una diva. Corro, lotto contro me stesso, senza pretese, vendo cara la pelle, ne palle, la mia vita che bolle. Mi metto in gioco, rido primo play, sono Wolf, lupo grigio dalla Puglia, sapete che dico, viva la vita! Coldplay, viva la vita, fantastico pezzo interpretato da quelli che erano gli iWolf, che io continuo a dire sono stati veramente fantastici. C'è stato un periodo della mia vita in cui ero assolutamente fan degli iWolf e rimarrò sempre, perché poi, cioè, non è che perché vi siete sciolti non sono un vostro fan. Pezzo dedicato totalmente al grande Paolo che ci ha chiamato, è stata una cosa bellissima. Fantastica. Paolo, vieni a trovarci anche in trasmissione, tanto stiamo sempre qui ogni giorno, e domani parleremo di ma no, non ce lo ricordiamo mai. Diteci di cosa parleremo, non lo sappiamo. Cercate di indovinare. Comunque abbiamo due ospiti domani, cioè sono solo quelli, non me lo ricordo. Seguiteci, grazie a tutti, grazie a Michele e Cristina e grazie a Paolo, ciao! Ciao. Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza, è stravaganza. Sarò sempre in minoranza, non è importanza, è stravaganza. Stravaganza, se per te non è un problema, mi voglio stravagare. Io non sono come te. Questo programma è offerto da Azienda Agraria Fiore, Cuore di Prosciutto Beretta, Cordisco Fiorella, Passata di Pomodoro De Santis, Gatorade Gusto Arancia, L'Arcangelo Panificio di Monte Sant'Angelo.